Ebbene sì, ragazzi, Ausilio illustra la situazione con Zhang, ovvero sia, ovviamente da Pechino dicono che sono delle bugie bianche, non sono delle bugie bianche, sono delle verità che vi fanno male, l'è diverso. Ausilio dice mercato finito, viviamo e possiamo vivere solo ed esclusivamente di opportunità, perché ad oggi in queste condizioni l'Inter non può acquistare nemmeno un calciatore di 15 milioni. Ausilio ti ha spiegato benissimo quale sarebbe lo scenario con Zhang, ma ti dirò di più. Per fare un mercato a zero, innanzitutto deve uscire uno per entrare un altro. Perché noi non è che se ci sono due in più a zero li possiamo prendere. No, 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 no. Noi per prendere altri due a zero dopo Taremi e Zielinski ne devono uscire due. Attenzione, questo bisogna ricordarlo a Pechino, soprattutto. Escono due, entrano due. Ausilio ti dice: non c'è un euro, ma ti dirà di più. Noi siamo al punto e per fare un mercato a zero, visto le rate da pagare dei giocatori che ci sono quest'anno, dobbiamo vendere per fare un mercato a zero. Forse non ci siamo capito. Dobbiamo racimolare qualcosa con tutti i ragazzini, cosa bruttissima da vedere perché muori nel calcio non investendo sui giovani, sperando di tappare qualche buca delle rate, delle varie rate dei giocatori, tra cui c'è ancora 8 milioni di Correa, c'è Frattesi, c'è Pavard, li compra tutte a rate. Sì, ha voglia, ma vanno anche pagate però. Ma di cosa ragioni? Ausilio ha illustrato benissimo, tranne le bugie bianche di Pechino, perché quando fa comodo a loro i dirigenti mentono, quando poi gli fa comodo un'altra parte i dirigenti dicono la verità. Non c'è nessuna bugia bianca di Ausilio. Ad oggi la situazione dell'Inter è quella che ha descritto il signor Piero, ovvero sia, non si può fare mercato. Viviamo di opportunità, ma esce uno, entra un altro, esce uno, entra un altro e non lo puoi pagare perché noi ad oggi non siamo nelle condizioni di spendere 15 milioni per un calciatore. La fortuna di questa società, che se non era per il mille proroghe, questa proprietà, questa specie di proprietà, che se non era per il mille proroghe aveva già fatto un capitombolo giù per la scarpata, è stato Inzaghi, perché Inzaghi è stato il bancomat di questa proprietà fasulla, nel senso che muove debiti, mu muove roba astratta, non investe, non fa nulla, fasulla in quel senso lì intendo, perché si muove senza soldi da 4 anni, sposta il debito, converte quello, converte dalla parrucca bionda, si mette quella mora, ma sempre debiti che sposta sono, capito? Discorso qual è? Mi ci metto anch'io di mezzo, che il gioco di Inzaghi è complicato da capire, cioè non è una roba semplicissima, è complicato apprezzarlo. Ed è complicato vedere che certe situazioni di gioco sono volute, non sono casuali. Faccio un esempio. Çalhanoğlu arriva come trequartista discontinuo, giocatore dal valore di 10-15 milioni. Ad oggi, anche se va verso i 31 anni, è un giocatore da 40-50 milioni. E Inzaghi lo ha reso uno dei play più forti in Europa. Ha rivitalizzato Dzeko che veniva da una stagione scandalosa perché i giocatori come Dzeko e Çalhanoğlu aveva già fatto con Luis Alberto alla Lazio, no? Che l'aveva rivitalizzato, addirittura lo spagnolo voleva smettere di giocare con Inzaghi, va riconosciuto, è diventato uno dei play più forti del panorama calcistico europeo. E lo stesso Di Marco, che è un certo Parrucca, il vostro grande allenatore, parlo ai contiani, che è talmente forte che è ancora a spasso. Io te lo dissi dopo l'Inter, io dissi l'Inter sarà il suo ultimo top club ed è talmente forte che tutti lo vogliono ma nessuno se lo piglia, Parrucca. Conte mandò via Di Marco, non lo voleva. A parte Conte mandò via anche Perisic il primo anno, se vi ricordate, non è adatto a fare il tutta fascia. Ricordatevi il Perisic con Inzaghi anche, l'ultimo Perisic di Inzaghi, migliore esterno del campionato. Di Marco, Conte arriva, no, no, via, via. Tornato per 7-8 milioni, giocatore ad oggi ne vale tranquillamente 35-40. Cioè, è questo il lavoro di Inzaghi che va riconosciuto. È stato un allenatore che con degli ingredienti medio buoni ha cucinato come se avesse avuto a disposizione dei grandissimi ingredienti di prima qualità. Ed è stata la fortuna del cinese, non ha messo un euro e ha fatto solo debiti negli ultimi 4 anni. È stato quello il problema. Quindi, poi sai, la figura di un allenatore.
C'è anche da dire questo. La figura di un allenatore è una figura più longeva rispetto ai calciatori, capito? Cioè, sono due figure totalmente diverse, ma Inzaghi ha dimostrato comunque di poter, di saper far bene. Ha dimostrato in un periodo dove cozzava con i suoi errori non migliorando, ha dimostrato di saper saltare anche quello scalino del miglioramento, perché comunque lui è migliorato. E si è rivelata la fortuna dell'Inter, soprattutto nell'ultimo anno, perché Inzaghi ha tenuto a galla tutta la baracca. Infatti, mi sembra che qualcuno scrisse che beh, il bancomat dell'Inter era Inzaghi. E sono totalmente d'accordo. Le parole che dice Branchini, ragazzi, secondo me sono molto, molto gravi. Io Branchini l'ho sempre stimato come professionista da quando era procuratore del fenomeno. Ma sai, se le dice olio di tondo su YouTube è un conto, no? Ma se le dice Giovanni Branchini, volevo proprio riprendere la sua intervista. Branchini dice: ragazzi, il governo vuole controllare i conti del club. L'Inter è tra le ragioni principali. Cioè, Branchini dice una cosa forte. Cioè, che vogliano mettere dei controlli più accurati proprio per la situazione nostra finanziaria. Ma io voglio dire solamente una cosa. A Pechino, ai pechinesi, perché io sono cambiato, tante persone sono cambiate e anche voi potete cambiare, come disse Rocky dopo aver battuto Ivan Drago. Anche voi a Pechino potete cambiare. Ma prima è successa qualcosa. Perché qui ormai noi siamo diventati un bersaglio, ci bombardano da tutte le parti, a voi di Pechino, che potete cambiare se ci credete, ma non è meglio si tolga dai coglioni questo qui. Ciao Inter!